Buon venerdì amici di Chef in Cucina, oggi per voi una golosissima ricetta vegetariana preparata dalla nostra ormai di casa chef Letizia Monaco. Ciao, ciao a tutti. Letizia, bentornata. Grazie. Oggi ricetta molto golosa. Oggi ricetta molto golosa, un pochino articolata, vediamo di farcela. Ce la faremo, con i tuoi consigli ce la faremo. Vabbè. Innanzitutto che cos'è? Sono dei pancake con delle patate, a base di patate, con gorgonzola, carciofi e pera. Oh, che abbinamento particolare, carciofi col gorgonzola e le pere. Poi lo proviamo, vediamo un po', io ce l'ho provato. Sì, sì, no, io l'assaggio volentieri. Dai, datti da fare così poi me la posso mangiare. Allora, iniziamo. Allora, di cosa abbiamo bisogno? Allora, abbiamo bisogno di patate che noi abbiamo già lessato e schiacciato, eccole qua. Uova che utilizzeremo separatamente, quindi il tuorlo e l'albume montato a neve, in modo che diamo un po' di sofficità al pancake. Sì. Carciofi che io ho già tagliato in acqua e limone. Gorgonzola un pochino, questo poi è particolarmente forte, quindi vediamo un po' quanto ne vogliamo usare a seconda dei gusti. Ah, mi piace. Mi piace tanto. Questo un pochino di rucola, una pera e... Che poi ecco, stavo pensando alla pera, la vera, queste sono proprio le pere di stagione. Sì. Le perucce estive che a me piacciono tantissimo, brava Letizia. Timo, questo è timo limone che con i carciofi ci sta bene. Buonissimo il timo limone. E un pochino di farina ci serve per fare pancake. Perfetto. Andiamo? Dai, iniziamo, sono proprio curiosa. Allora. Prima operazione da fare? Allora, prima operazione da fare, prendiamo le patate. Facciamo il pancake adesso, giusto? Facciamo il pancake. Siccome richiede qualche minutino di cottura, andremo a scottare poi i carciofi che comunque manteniamo un po' croccanti, diciamo. Ok. Allora, le patate, quindi queste sono chiaramente fredde. Sì. Aggiungiamo l'uovo. Sono proprio curiosa di vedere com'è questo pancake, guarda. Curiosissima. Inversione salata. Inversione salata, allora, mettiamo un pochino di sale. Cominciamo ad aggiungere gli albumi. Questo è un albume? Questo è un albume. Facciamo un cambio con la spatolina. Ecco, dobbiamo stare attenti a non far smontare l'albume, giusto? Questa secondo me è una ricetta che sostituendo la farina normale con la farina di riso è perfetta anche per i nostri amici celiaci, perché comunque la base è data dalla patata. Sì, decisamente sì. Quindi la farina serve solamente per dare un po' una stabilizzata, immagino. Per cui magari anche mettendo una farina di riso, giusto? Farina di mais. O di mais, anche, esatto. Sì. A me piace tantissimo la farina di mais. Grano saraceno, sì. Mi ricorda sempre un po' troppo la polenta, qualsiasi uso se ne faccio. A me nella pizzetta di mais, guarda, io ci vado proprio pazza. E sai chi mi ha insegnato a fare la pizzetta di mais? L'amico tuo. Antonio. Antonio. Antonio di Gioacchino. Buonissima. Ecco, di farina poi ne abbiamo messa poca. Abbiamo messa poca, sì. Giusto per evitare di avere una frittata di patate, insomma. Ok. Un po' di struttura. Quindi questa sarà la base del nostro pancake. Ci siamo. Allora, quindi questa deve essere la consistenza, molto molto cremosa. Sì. L'importante è che sia più che altro soffice. Adesso lo andiamo a cucinare. Adesso lo andiamo a cucinare. In una padella antiaderente, giusto? Una padella antiaderente, sì. Allora. Sì, più o meno ci siamo. Allora. Noi ci aiutiamo con un coppa pasta, però se non ce l'abbiamo non fa niente. Ok. Allora. Possiamo fare anche un po' d'occhio. Sì. Ah, quindi facciamo piccolino. Eh sì. Ah, ne facciamo di più, diversi. Facciamo due. Questa chiaramente insomma le possiamo fare tutti quelli che ci servono e magari per non farli raffreddare li lasciamo nel forno acceso man mano che li facciamo tutti quanti, insomma. Quindi sostanzialmente il coppa pasta serve solo per dare una forma sì, più o meno regolare. Sì, 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 decisamente. Allora, noi lo copriamo per qualche minuto e intanto ci dedichiamo ai carciofi. Sì.
Quindi i carciofi dobbiamo semplicemente scottarli, giusto? Li scottiamo semplicemente, sì. Allora. Mi raccomando, i carciofi vanno puliti bene, che altrimenti poi non li mangiamo. Sì, questo lo lasciamo. Allora. Pizzichino di sale anche sui carciofi. E aggiungiamo il nostro timo. Buono il timo limone. A me il timo piace tantissimo e questo è veramente molto aromatico. E sta bene poi con i carciofi. Poi i carciofi sono una di quelle verdure perfette, anche crude. Cioè io adoro i carciofi crudi, sono buonissimi, tagliati sottilmente e così conserviamo anche un po' tutte le proprietà che fanno bene dei carciofi, vero? Poi soprattutto tagliati sottilmente così sono buonissimi. Ah, questi sono delicatissimi, quindi poi andranno girati con molta attenzione. Sicuramente con una paletta che noi non abbiamo, quindi poi sfidiamo la sorte. Allora, vediamo un po' a che punto sono i pancake. Direi che li possiamo girare così poi ci mettiamo sopra il gorgonzola e lo facciamo fondere un pochino. Con delicatezza, molta delicatezza. Questi sono golosissimi, eh. Una maxi crocchettona praticamente. Però ha la consistenza del pancake. Sì, perché comunque l'albume aiuta. Poi diciamo che ne esistono tante versioni, per esempio potevamo anche aggiungere un pochino di lievito, un pochino di bicarbonato. Ma quanto sono belli, brava Letizia, quanto è brava la nostra Letizia. Questa è golosissima. Anche qui noi aggiungiamo il gorgonzola perché ho voluto provare col gorgonzola, però potremmo farlo anche con qualsiasi altro tipo anche di formaggio. Con la mozzarella. Per il gorgonzola esempio, non è da tutti, capisco che non a tutti quanti piaccia. Anche una mozzarella passita affumicata, una scamorza. Esattamente, esattamente. Anche lo stracchino, no? Sì, sì, sì. Allora. Beh, a me il gorgonzola piace, io l'apprezzo particolarmente, però giustamente non, non è per tutti quanti, non piace a tutti. Io l'adoro. Allora, lo ricopriamo un pochino, così finisce di fondere. Ok. I carciofi sono pronti. I carciofi sono pronti, li lasciamo comunque al dente. Sì, ma i carciofi sono buoni anche crudi, sì, quindi sì. Proprio. Ok. Ok. Allora. Ma quanto sono belli questi pancake di patate. E ti dirò, sono anche venuti più alti rispetto al solito. Visto, secondo me, vuoi sapere perché? Abbiamo perché messo qui, tanto... Tanto albume, perché tanto qui albume. Cuociono molto lentamente, quindi hanno tempo di gonfiarsi. Sì, ha bisogno di una cottura abbastanza lenta. Invece, secondo me, sulla fiamma più potente tendono a cuocere velocemente, quindi non hanno tempo di... Allora... Un po', anche la frittata è un po' così, quando la facciamo cuocere piano viene più alta, altrimenti sono venuti proprio bene. Ma che bello cucinare con te, Letizia. Non mi fai fare niente, però io ti guardo molto volentieri. Sono i piatti da lavare. No, guarda. Non mi fai fare niente, no. Lì ti lascio fare volentieri. Lo lasciamo con la buccia. Sì. Continui. Mi lasci fare volentieri lì. Sì, io ti lascio fare volentieri. Io adoro cucinare, ma quando si tratta di mettere a posto. Sai qual è la cosa che odio fare? Di più, in assoluto? Dimmi. Pulire il gas. Sì. Infatti, viva l'induzione. Se un giorno ricomprerò la mia cucina, sarà con le piastre a induzione. Perché è molto semplice pulirle. Tu pensa a pulire il gas di una cucina professionale? Che gioia! Beh, sì. Allora, mettiamo i carciofi. Mazza, quanto è bella questa ricetta, Letizia. Bella bella, i miei complimenti. Grazie. È proprio invitante, si presenta divinamente.
questa si presta anche ad essere una ricetta perfetta per un aperitivo, una sorta di finger food da mangiare proprio così, anche come aperitivo. È veramente molto molto versatile. Avremmo potuto aggiungere un goccino di miele, ma non lo facciamo. No, ci per non complicare tanto i sapori, però sì, può essere un'idea anche quella. Volendo, insomma, se vi piace potete anche aggiungere un po' di miele. Poi, insomma, è veramente facile da fare. Sì, forse un po' elaborata, ma sostanzialmente la cottura delle patate. No, ma perché vedi, poi alla fine abbiamo fatto tutto quanto tutto in 10 minuti praticamente. Esatto. Quindi a parte le patate lesse, però... Mi piace molto questa ricetta, Letizia, complimenti. Grazie. Grazie a te e grazie a voi. Ciao. Per essere stati insieme a noi. A domani. Per dimagrire non tanto serve non mangiare, quanto scegliere alimenti giusti distribuiti bene nell'arco della giornata. Pensate che fare l'attività fisica a digiuno mette ad altissimo rischio perdita di massa muscolare e non perdita di massa grassa. Ricordate di fare una piccola colazione sempre prima di andare ad allenarvi.